Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la vertenza OMA con i lavoratori delle sedi abruzzesi dell'azienda dichiarata fallita dal Tribunale che questa mattina hanno manifestato a Pescara per chiedere la salvaguardia dei posti di lavoro. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Situazione della OMA critica, difficile. Oggi c'è questa manifestazione qui nei pressi della prefettura di Pescara. E cosa chiedete, a chi vi rivolgete? Noi ci rivolgiamo soprattutto al giudice delegato che praticamente ci ha decretato la fine della OMA, praticamente ha voluto che il fallimento dell'azienda al posto dell'esercizio provvisorio, che era praticamente quello che tutti i lavoratori e le istituzioni e anche i sindacati si aspettavano, perché con l'esercizio provvisorio potevamo praticamente tutelare sia il lavoro, sia i lavoratori e soprattutto gli stipendi, che perché noi, a noi è una situazione, purtroppo è una vertenza anomala, perché a noi, noi venivamo pagati regolarmente in questi mesi. Quindi, questa sentenza che ha fatto il giudice è stato un fulmine a ciel sereno, perché noi abbiamo praticamente ancora tante commesse da riconsegnare, perché abbiamo i lavori nuovi da fare a Bussi, dentro il cantiere di Società Chimica Bussi, abbiamo la manutenzione che purtroppo non si può fermare perché lì c'è un problema anche di sicurezza, e abbiamo il lavoro con la committente più importante che è il Nuovo Pignone, dove abbiamo parecchi lavori ancora da riconsegnare, e la cosa che ci ha stupito è che il giudice non ha tenuto presente queste situazioni, perché quindi noi capiamo il discorso analitico, sì, siamo di fronte a un fallimento, vabbè, questo ormai è chiaro, però il discorso sociale credo che non si è tenuto in considerazione questo passaggio, insomma. Vogliamo ricordare quanti sono i lavoratori interessati da questa vertenza? Sì, i lavoratori interessati sono 341, dislocati in tre cantieri più importanti che praticamente stanno in Toscana, come ho detto prima, con il Nuovo Pignone, poi ci sono una cinquantina di persone al cantiere di Bussi e il restante nelle officine a Castiglione e a Tocco. Questa mattina, tra l'altro, ci sono qui anche i rappresentanti dei comuni, delle zone, dei territori che ospitano queste aziende. Sì, infatti ci fa piacere e ringraziamo che anche i sindaci della zona hanno voluto manifestare insieme a noi questo disagio, e per questo tutti i lavoratori insieme ringraziamo le istituzioni che in questo momento ci stanno vicine. Abbiamo visto pure che c'era il consigliere Blasioli, c'era il consigliere regionale Testa, quindi sicuramente a noi fa piacere che le istituzioni in questo momento difficile sono vicino a noi per cercare di risolvere questa vertenza. Rapina in stile Arancia Meccanica ad Aragno, frazione dell'Aquila. Gli inquirenti sono sulle tracce dei due malviventi, presumibilmente dell'est, che hanno ferito con una spranga il proprietario dell'abitazione che hanno preso di mira. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Una rapina cruenta ieri ad Aragno, frazione dell'Aquila. È stato direttamente il malcapitato a raccontare la sua disavventura su Facebook, mostrando peraltro le foto della testa insanguinata. Due persone, stando ai racconti dei testimoni, si sarebbero introdotte in casa, mentre erano presenti i proprietari che erano tornati da un pranzo, armati di una spranga di ferro e di un coltello da cucina. I banditi avrebbero così colpito alla testa il padrone di casa, Mario Colabianchi, e avrebbero tentato anche di accoltellarlo, senza fortunatamente riuscire. Con lo stesso coltello i malviventi avrebbero minacciato la moglie, stando ai racconti. Tutto questo davanti al figlio della coppia e alla giovane fidanzata. L'uomo è stato ricoverato per accertamenti all'ospedale San Salvatore per essere medicato. I ladri sono riusciti a fuggire a piedi nelle campagne circostanti. Gli inquirenti avrebbero di massima qualche indicazione sull'automobile che attendeva i ladri per portarli al sicuro e lontano. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avevano un accento dell'Est Europa. Questi episodi fortunatamente sono rari, però aumentano la percezione di disagio dei cittadini che hanno sempre più paura. I furti sono ormai all'ordine del giorno. Non tantissimo tempo fa c'era stato un episodio analogo ai danni di un geometra del comune dell'Aquila che era stato picchiato selvaggiamente.
Ancora cronaca, scovato un allevamento di cani detenuto in pessime condizioni a San Vito Chietino. Sono stati sequestrati anche 61 cuccioli tenuti in un ambiente sporco e maleodorante. Gli animali infatti erano costretti a vivere nei loro escrementi al buio e senza spazi sufficienti per la crescita. L'allevamento abusivo gestito da due coniugi sanvitesi è stato scoperto in seguito ad un'operazione congiunta di carabinieri, guardia di finanza e ASL. I 61 cuccioli sequestrati erano in gran parte sprovvisti del microchip appartenenti a razze molto costose, tanto che ognuno di loro poteva fruttare agli allevatori oltre 400 euro. Per questo motivo la Guardia di Finanza ha acquisito tutta la documentazione rinvenuta all'interno del canile in modo da capire anche a livello tributario quale fosse la posizione dei due coniugi, mentre gli animali sono stati trasferiti nei canili di Chieti, Lanciano, Guardia Grele ed Ortona per ricevere le cure necessarie e renderli disponibili all'adozione. Voltiamo pagina adesso alla politica con la Lega che ha presentato una proposta di legge regionale sulla vita indipendente. Vediamo. Teramo, qual è il senso di questa proposta di legge, il significato, il valore? Mettere a disposizione una somma per i piccoli comuni fino a 5.000 abitanti che possa abbattere le barriere architettoniche nei comuni stessi credo che sia una grande prima risposta di attenzione da parte della Regione Abruzzo nei confronti dei piccoli comuni. D'altronde noi dobbiamo avere l'obiettivo di riuscire ad abbattere completamente le disuguaglianze che ci sono tra i grandi centri urbani e i piccoli comuni e garantire i livelli della qualità della vita a tutti i cittadini abruzzesi indipendentemente da dove abitano. Questo è il senso di questa iniziativa che ha prodotto il nostro consigliere regionale Emanuele Marcovecchio. I sindaci dei piccoli comuni sono dei veri e propri presidi di operatività sul nostro territorio regionale e credo che la regione debba fare necessariamente la sua parte. Aggiungo anche che è una norma che punta chiaramente come primo tassello di un disegno più grande, cioè quello di riuscire a garantire maggiori servizi ai piccoli comuni proprio per evitare anche il problema dello spopolamento. D'altronde i piccoli comuni si spopolano nel momento in cui non ci sono qualità di vivibilità e di servizi stessi, quindi la Lega che da sempre ha guardato con grande attenzione al ruolo che ricoprono i sindaci, quindi del governo del territorio, non poteva che chiaramente imboccare una strada di questo tipo. Restiamo ancora in Regione Abruzzo con il Movimento 5 Stelle che ha esposto la sua proposta di legge per sostenere i malati oncologici e trapiantati. Siamo partiti dalla considerazione che purtroppo sempre più frequentemente famiglie con a carico un malato oncologico trapiantato sono costrette a rinunciare alle cure perché non hanno i soldi per percorrere a volte centinaia e centinaia di chilometri. Questa legge appunto vuole prevedere un sostegno economico per tutte quelle famiglie con a carico un malato oncologico trapiantato. Contribuisce appunto al pagamento delle spese di viaggio, vitto e alloggio nelle strutture autorizzate per il malato oncologico e, se debitamente autorizzate dalle ASL di provenienza, anche per un familiare accompagnatore laddove persistono dei casi di disabilità molto grave. La nostra legge prevede anche che entro 60 giorni dall'approvazione della stessa deve essere la giunta regionale ad emanare un regolamento attuativo per disciplinare le modalità di accesso. Sicuramente abbiamo posto come priorità quella di contribuire e sostenere maggiormente chi ha redditi bassi, quindi si partirà il settore politiche e sociali, stirerà alla fine una graduatoria per rimborsare le spese sostenute partendo dal reddito più basso fino a concorrenza delle spese, delle somme disponibili. Abbiamo trovato tra l'altro nelle maglie del bilancio del Consiglio regionale, a nostro avviso, una somma congrua per l'annualità 2019 pari a 100.000 euro e abbiamo previsto
previsto nella norma di rifinanziare le annualità successive con appositi stanziamenti di bilancio nella finanziaria che si approva ogni anno. Abbiamo scollegato completamente al settore sanitario, per questo è un vero e proprio rimborso sociale ai malati oncologici, quindi abbiamo creato questo capitolo all'interno delle politiche sociali e quindi la legge è blindata, non può essere impugnata, è una legge fatta bene, una legge che i cittadini abruzzesi aspettavano da tanto, da troppo tempo. Noi siamo partiti, quando abbiamo pensato, ideato questa legge, proprio a seguito di centinaia e centinaia di segnalazioni ricevute di cittadini che ci chiamavano col cuore in mano piangendo, veramente persone che dicevano stiamo rinunciando alle cure, non ci possiamo pagare le cure. Ecco, questa è una legge doverosa. Un tentativo nel 2014, però il 21 maggio 2014 a scadenza di legislatura, quindi era stata impugnata proprio perché è approvata in quel semestre, diciamo così, dove non si poteva legiferare queste norme, e la legge è stata anche sostenuta dall'intero ufficio di presidenza e quindi io credo che verrà approvata nel più breve tempo possibile. Oggi 4 di novembre, festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, arrivata alla sua 100ª edizione, quindi edizione del centenario, festeggiamenti un po' in tutto l'Abruzzo. Noi andiamo a vedere a Teramo e a Montesilvano quali sono state le manifestazioni svolte con Giuseppe Dintino. 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Le divise sono state celebrate a Teramo e Montesilvano, alla presenza anche di molte scolaresche, affinché siano inculcati nei giovanissimi il patriottismo, il dogma della legalità e il rispetto per le forze dell'ordine. È una festa fatta di momenti da dedicare soprattutto alle generazioni future, ai ragazzi, per spiegare loro quanto importante sia l'Unità Nazionale e quanto importante sia l'operato delle forze armate, delle forze dell'ordine e tutti coloro che operano nel mondo del volontariato. Istituzioni civili e militari sia a Teramo che a Montesilvano. Qui il momento clou della manifestazione ha visto dei paracadutisti scendere dal cielo con un enorme drappo tricolore, discesa non senza difficoltà a causa del forte vento. Quella di oggi è la 100ª celebrazione della festa, che fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale, tant'è che durante il ventennio fu ribattezzata anniversario della vittoria. Ma qual è la reale eredità della Grande Guerra che tanto celebriamo oggi? Ecco qualche numero. 700.000 morti italiani, 1 milione di feriti, di cui circa la metà invalidi permanenti. Il nostro paese utilizzò circa il 70% della spesa pubblica per finanziare un esercito composto per la maggior parte da contadini. 400.000 furono i soldati processati per insubordinazione e autolesionismo e 100.000 i processi per resistenza alla leva. Durante il comando del generale Cadorna morivano 11.000 persone al giorno, mentre carabinieri e polizia reprimevano chi scendeva in piazza contro la guerra. Per questi e altri motivi le celebrazioni del 4 novembre sono sempre state duramente contestate, specialmente negli anni 70. Ciononostante, questa è l'unica festa nazionale antecedente al fascismo ad essere celebrata ancora oggi. Cambiamo argomento, oggi allo Smeraldo di Teramo, appuntamento con l'anteprima del nuovo film del regista teramano Marco Cassini, Oltre la bufera. È la storia di Don Giovanni Minzoni, parroco ucciso per mano fascista nel 1923. Il film è stato recentemente presentato al Festival del Cinema di Roma, riscuotendo un grande consenso. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Oltre la bufera, il nuovo film di Marco Cassini, giovane e talentuoso regista teramano, ispirato alla vita di Don Minzoni e ambientato nell'Italia post-bellica. Ad Argenta, fuori Ferrara, i reduci fanno ritorno, tra questi Don Giovanni Minzoni, parroco del paese che venne poi ucciso nel 1923 per mano fascista. Il film è stato presentato recentemente al Festival del Cinema di Roma, tra gli applausi del pubblico, e sarà proiettato anche a Berlino, dopo l'anteprima di Teramo. Com'è nata l'idea di raccontare la storia di Don Minzoni? Dopo La notte non fa più paura, il mio primo film, la mia prima opera per la quale abbiamo ricevuto un sacco di premi, tra cui una menzione speciale in Astrid Argento del 2016, Stefano Muroni, che è un mio carissimo amico, attore, che poi è diventato il protagonista del nuovo film su Don Minzoni, viene da me una sera e mi dice: Marco, ho una storia importantissima per le mani e penso che varrebbe la pena di raccontarla in questo periodo storico.
Ed era la storia di questo prete che fondamentalmente non voleva piegarsi alle nuove volontà politiche nascenti. Il fascismo all'epoca stava operando una nuova situazione di istruzione nei confronti dei giovani ed era anche positiva talvolta, ma in quel momento specifico ad Argenta, nella città di Don Minzoni, c'erano dei gruppi anche violenti. Com'è andata la proiezione al Festival di Roma? Meravigliosamente, perché c'è stato un lungo applauso da parte del pubblico che mi ha emozionato molto. Io nasco a Teramo, per me ho sempre cercato di lavorare con umiltà e dedizione nei confronti del cinema e quindi vedere delle persone esperte che si alzano in piedi, ti fanno un applauso e dicono questo è un grande film, per me è un risultato importante. Quanto è difficile per giovani artisti come lei trovare finanziamenti per fare questi film? Difficilissimo, e se non fosse stato per Valeria Luzzi, che è la produttrice esecutiva, e Stefano Muroni, che è l'attore protagonista e anche produttore, sarebbe stato difficilissimo per me. Lei parte da Teramo, cosa le ha dato Teramo? Tutto, la mentalità, l'istruzione, l'umiltà, la schiettezza, la dolcezza, questo posto ha tutto per quanto mi riguarda. Noi abbiamo mare e montagna, no? Io penso di portarmi nel cuore sempre questi valori in realtà. Il prossimo film? Il prossimo film sarà, spero, il mio vero grande film di lancio da un punto di vista di budget e sto spingendo per realizzarlo nella mia città. Oltre la Bufera è un progetto cinematografico prodotto da Controluce Produzione con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Siamo arrivati così alla pagina dello sport, come sempre, come ogni lunedì, molto ampia, tanto calcio, partiamo dalla Serie B, ripresa pomeridiana degli allenamenti per il Pescara, dopo la bella vittoria sul Pisa, la squadra di Zauri mette nel mirino l'impegno di sabato prossimo alle 18 in casa di un Empoli uscito battuto per 2-0 ieri sera da Benevento. Dopo il debutto in Serie B mercoledì scorso di Fabian Pavone, due giorni fa è toccato ad un altro baby della primavera biancazzurra fare l'esordio tra i grandi, il centrocampista Stefano Palmucci, che andiamo ad ascoltare nell'intervista. È un'emozione che non dimenticherò mai, è un momento importantissimo per la mia carriera e soprattutto per la mia vita, perché io sono nato a Pescara e sono qui dalla scuola calcio, quindi è un momento importantissimo. Una grande soddisfazione in una grande giornata per il Pescara, sei sceso in campo quando la partita era già in discesa, ma che emozione giocare nel tuo stadio davanti ai tuoi tifosi? Sì, è un'emozione indimenticabile, sono nato qui, ho cominciato che andavo in curva, andavo allo stadio, poi facevo il raccattapalle, quindi da fuori sono sempre entrato più dentro al campo, diciamo, quindi è un'emozione importantissima in una situazione tranquilla per me, quindi una vittoria già fatta praticamente. Chi ti ispiri? Qual è il tuo giocatore, il tuo modello di giocatore? Cerco di prendere da tutti quanti i centrocampisti che vedo giocare. Diciamo qualche nome però, dai. Ma non lo so, il mio idolo è Pirlo ai tempi. I capelli sono quelli. Poi cerco di rubare il più possibile dai giocatori che ci sono qui a Pescara, Palmiero, Memusciai, lo stesso Busellato, e quindi cerco sempre di più di migliorare su questo. Scendiamo in Serie C, Teramo che fa il poker di vittorie e continua a scalare la classifica del girone C portandosi al sesto posto. Sentiamo il servizio di Ania Cantagalli. Il Teramo serve il poker contro il Bisceglie. Basta infatti un gol di Carlo Ilari al secondo centro stagionale per centrare il quarto successo consecutivo in campionato. E pensare che non accadeva dalla stagione 2014-2015, indimenticabile tra gioie e dolori. È un Teramo differente quello che va in scena al Bonolis contro una squadra affamata di punti. I biancorossi infatti impiegano mezz'ora per iniziare a carburare con il Bisceglie che offre di contro un discreto possesso, ma non altrettanta qualità nell'ultimo passaggio. Diallo al 18esimo spara alto in area un assist di Manicone, bravo a bruciare sul tempo Piacentini. Il Diavolo alza il livello della gara nell'ultimo quarto d'ora. Costa Ferreira ci prova dalla distanza con tiro che diventa involontariamente assist per Magnaghi, che non ha però un impatto felice con il pallone. Un minuto più tardi è Bombaggi a dare l'impressione del gol, con palla che termina di poco al lato. Ancora 60 secondi dopo, Arrigoni vede l'incrocio dei pali negargli la rete. Il gol è però nell'aria. Al 36esimo Bombaggi ispira Cristini che non trova la porta, ma al 37esimo ci pensa Magnaghi a fare l'uomo assist per l'inserimento vincente di Ilari.
Il Bisceglie del primo tempo è in un colpo di testa centrale di Ristov che Tomei para senza problemi. Ad inizio ripresa Pokeshi inserisce Bagua e Camporeale per passare al 4-3-3. I nerazzurri tengono il possesso con Tomei che al dodicesimo compie distinto un miracolo nel bloccare in qualche modo il colpo di testa ravvicinato di Piccinni. Il Teramo torna ad alzare la qualità delle giocate più tardi. Al ventesimo Mungo chiama in causa Casadei e poco dopo lo stesso Mungo non arriva di un soffio a deviare in porta un cross di Cancellotti. Per gli ospiti va referto un tentativo di Zibert dalla distanza, con finale però tutto biancorosso. Al 35esimo Bombagi trova la testa di Lari ma non il successivo gol. Al 43esimo Cianci da terra non infila nello specchio un assist di Costa Ferreira. Il Teramo mette così in cascina altri tre punti in una gara iniziata nel ricordo dell'ex direttore generale dell'ASL di Teramo Roberto Fagnano, scomparso in settimana. Saranno valutate nelle prossime ore le condizioni di Viero, out per una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento. Mercoledì prossimo, gara di Coppa Italia, secondo turno contro la Viterbese in trasferta, mentre domenica prossima si andrà di nuovo a Potenza per affrontare il Picerno. Adesso la Serie D continua inarrestabile la marcia del Notaresco che centra la nona vittoria consecutiva. In pieno recupero il Savini può esplodere per la prodezza di Gaetani che regala la vittoria ai rossoblù per 2-1 contro una coriacea agnonese. Notaresco e Recanatese restano così appaiate in vetta e fanno il vuoto. Dietro di loro il servizio di Jacopo Forcella. Soffre, lotta, sembra quasi al tappeto, ma quando pare troppo tardi suona la nona sinfonia dell'anno. Il Notaresco ha le stesse vite delle sue vittorie. La Recanatese resta a braccetto a quota 27 e il sogno dei rossoblù può continuare in attesa del Matelica del prossimo turno. Padroni di casa senza Mele, Cancelli e Salvatori, il 4-3-1-2 vede Blando giocare da mezzala e Cramellà alle spalle di Sansovino e Romano, dietro conferma per Gallo. Nell'Agnonese sono Minacore e Acosta i terminali offensivi con Vera Spina del fianco sulla destra per l'11 di Vagnoni. Il Notaresco vive di fiammate già al quarto, la discesa cost to cost di Cramellà spacca la retroguardia dell'Agnonese, servizio verticale per il taglio di Romano sul quale è tempestivo e provvidenziale Meri nell'uscita bassa che sbarra la strada all'attaccante. Due minuti e Blando calamita una corta respinta alto molisana ma angola male il sinistro da buona posizione. Poi una fase di studio prima dell'affondo che fa davvero, quello sì, male. Al 24esimo il traversone di Di Stefano è una pennellata, Romano prende l'ascensore, griffa il vantaggio rossoblù. Quarto centro stagionale per l'attaccante, ma soprattutto 1-0 per il Notaresco. Vantaggio meritato per quanto visto fino a quel momento, ma che rischia di essere subito vanificato dalla testa di Minacori di un soffio alta dopo altri due giri di lancette. L'occasione di mettere un'ipoteca sul successo, il Notaresco se la ritrova al 40esimo. Corner di Blando. Gallo si libera della marcatura e può sparare di testa da ottima posizione, ma angola troppo e manca il colpo che sarebbe stato nel KO. Si fa male Marcelli nel Notaresco. Vagnoni inserisce Leonzi con Blando che si piazza davanti alla difesa ma è in chiusura di tempo e Cone a mancare clamorosamente la rete del pari servito da Diachité dopo una lunga fuga sull'out destro. Nell'intervallo la partita però gira alla doccia gelata dopo nemmeno 60 secondi, sempre grazie a Conè, totalmente dimenticato in area piccola sugli sviluppi del corner di Barbato e rifinito da Nicolao. Un minuto e Minacori cerca addirittura il sorpasso con una conclusione alta e allora Vagnoni corre ai ripari, fuori Cramellà, dentro Gaetani. Si rivelerà una mossa decisiva col Notaresco che nel frattempo non approfitta di un piazzato dal limite calciato da Sansovini. La squadra di Vagnoni soffre tantissimo le incursioni sulla sinistra di Nicolao, riesce a ripartire pochissimo e di conseguenza sono gli altomolisani ad avere il completo pallino del gioco. E quando tutto sembra portare le due squadre a dividersi la posta, all'ultimo assalto quasi il piazzato di Frulla pesca la sponda aerea di Gallo, Gaetani controlla nella mischia, estrae dal cilindro una rovesciata da antologia. Pallone in fondo a Zacco, tre punti che tornano sulla sponda abruzzese e la gioia incontenibile di un Savini che adesso sogna ad occhi aperti la nona sinfonia. In realtà i punti diventano 27 e il Notaresco adesso può considerarsi a tutti gli effetti una delle grandi di questo campionato. Nel derby contro l'Avastese si interrompe la striscia vincente del neotecnico del Pineto Rachini. Al Mariani Pavone finisce 1-1 ed il pareggio serve poco ad entrambe le squadre di Amelia. La squadra di Amelia non riesce a sfruttare l'ultima parte di gara in superiorità numerica. Vediamo il servizio di Roberta Di Sante.
pari e patta tra Pineto e Vastese nel derby di giornata. Al Mariani Pavone termina 1-1 al gol di Dos Santos. Replica Ciarcelluti. Assenti Sissè e Della Quercia per infortunio e D'Angelo per squalifica. Nel Pineto Rachini inserisce nel 4-3-3 Perini in difesa, Camplone in mediana con Acquadro e Amadio, mentre in avanti il terminale offensivo è Alessandro con Pippi che parte dalla panchina. 3-5-2 per Marco Amelia che ritrova Bardini tra i pali, ma oltre a Ravanelli e Palumbo è costretto a rinunciare per infortunio a Vittorio Esposito. In avanti c'è Alonzi in coppia con Dos Santos. In avvio c'è equilibrio in campo, prima occasione al 16esimo, Ciarcelluti apre per Sarrizzu il pallone di ritorno, quindi il tentativo di girata murato sul primo palo da Bardini. Risponde la Vastese al 20esimo, Dos Santos se ne va sulla sinistra, il cross basso per l'accorrente Alonzi che non ci arriva di un soffio. Pochi minuti e si concretizza la regola non scritta più famosa del calcio. Al 22esimo, sugli sviluppi della punizione di Acquadro, Orlando spreca così e al 27esimo, sul fronte opposto, una cinica Vastese passa. Marianelli innesca Dos Santos che, implacabile di testa, piazza la girata vincente. È l'ottavo sigillo stagionale per il Bomber in vetta alla classifica marcatori. La reazione del Pineto è immediata. Su azione d'angolo Pepe tenta la rovesciata, poi Perini non riesce a sorprendere un attento Bardini. Ultima occasione dei primi 45 minuti per Alonzi che dal limite fa partire il diagonale di poco al lato. Nella ripresa il Pineto torna in campo determinato a recuperare lo svantaggio e dopo il primo tentativo murato a Ciarcelluti trova il gol del pari al quinto. Un onnipresente Stefano Amadio serve ancora il numero 10 che, lasciato libero di calciare al limite dell'area, insacca di potenza sotto l'incrocio la rete dell'1-1. Subito dopo il pari prova a cambiare qualcosa Marco Amelia, sostituzione tra Vastesi Doc, il 2002 Ruzzi prende il posto del 2003 Cavuoti, ma è il Pineto ad avere l'occasione al 13esimo con la bella girata di Alessandro in area sulla quale si fa trovare ancora pronto Bardini. I locali tengono il pallino del gioco, la Vastese prova a ripartire come al 22esimo con un lancio dell'ex Francesco Esposito che termina al lato e si affida alla velocità di Stivaletta entrato a rilevare Alonzi, come al 28esimo quando su azione d'attacco della Vastese Sciva esce fuori dall'area respingendo con le mani la sfera e rimediando così il cartellino rosso. Sarrizzu viene sacrificato per far posto a Remo Amadio con Stivaletta che si incarica della battuta del calcio di punizione dal limite che termina sulla barriera tra le proteste vastesi che reclamano un tocco col braccio di Massa. Non è dello stesso avviso il direttore di gara che lascia proseguire. Ridisegna quindi la squadra Rachini tirando fuori proprio l'esterno appena entrato per far posto a Pierpaoli in un centrocampo di maggior contenimento. Dall'altra parte Amelia si gioca la carta cardinale per provare a vincere la partita, ma nonostante l'uomo in meno il Pineto non rischierà più nulla, anzi è proprio la squadra di Rachini a chiudere la partita in avanti. Dopo 5 minuti di recupero termina così 1-1, un pareggio che però non accontenta nessuno. Ghiotta opportunità sprecata dal Chieti a Civitanova in vantaggio di 2 gol grazie alla doppietta di Traini. La compagine teatina si fa rimontare nell'ultimo quarto d'ora e deve accontentarsi di un punto. La vittoria manca da 7 giornate. Il servizio di Stefano Recanati. Un Chieti dei due volti deve accontentarsi di un punto al comunale di Civitanova contro la San Giustese, che qui non ha mai vinto e che non aveva approcciato nel migliore dei modi la gara. La San Giustese, alla ricerca di continuità dopo la vittoria sul Monte Giorgio di 7 giorni fa, perde poco prima del via Mengoni per uno stato influenzale, oltre a Perfetti e Pezzotti. Allora Senigalliesi schiera la coppia Scognamiglio Patrizi in difesa, il figlio d'arte Alessio Palladini a centrocampo insieme a Bambozzi e Presmans, in avanti Mingiano assistito da Boschetti e Romano. I neroverdi, che non vincono da 6 giornate, 3 pareggi e 3 sconfitte, devono fare a meno di Ricci e Vittiglio. Grandoni allora conferma il 4-4-2 con il rientrante Venneri e Fantauzzi al centro della difesa. A centrocampo la qualità e l'esperienza di Milizia, Mazzolli e Bacicalupo. In avanti Bruni e Traini, dirige Dorillo di Torino. Parte forte il Chieti che dopo 8 giri di lancette sblocca subito l'incontro. Venneri da calcio d'angolo impegna Chiodini. Si accende una mischia in area dove Traini è il più lesto ad arrivare sulla palla e a realizzare il gol.
gol dello 0-1 con l'attaccante neroverde che ritrova il gol dopo 9 giornate. La Sangiustese, accusato il colpo, si fa vedere in avanti al 20° quando Mingiano conclude verso la porta, ma il tiro viene ribattuto da Fantauzzi. Passano 5 minuti e ancora Sangiustese con Palladini che prova in acrobazia, ma la conclusione è troppo centrale per impensierire l'estremo neroverde. Ma il Chieti di questo primo tempo è cinico e ancora da calcio d'angolo arriva il raddoppio dei ragazzi di Grandoni, di nuovo Contraini ancora una volta il più lesto a raccogliere in area di rigore e battere con il mancino Chiodini, che comunque era arrivato sulla palla. In avvio di ripresa Seni Gagliesi ridisegna l'assetto tattico passando ad un più offensivo 4-2-4. Grandoni risponde mandando in campo Di Marco per Traini, lasciando in avanti il solo Bruni. La Sangiustese cerca di riaprire la gara in qualche modo, ma le offensive del rossoblù risultano timide per impensierire Chiodini, come al 29° quando da fuori ci prova Palladini, ma telefonato per creare problemi ai neroverdi ospiti. Al 30° il primo brivido della ripresa per la truppa di Grandoni, quando Pomiro in girata dal limite mira all'incrocio dei pali, dove vola Camerlengo a sventare la minaccia e l'avvisaglia al gol, che arriva un minuto più tardi quando Dorillo di Torino ravvisa gli estremi per il calcio di rigore per un fallo di Patrizi su Venneri, con quest'ultimo che viene ammonito. Dell'esecuzione se ne incarica Pomiro, che batte centralmente Camerlengo. La Sangiustese ci crede e continua a premere sull'acceleratore, ma è ancora da palla ferma che i rossoblù vanno in gol. Fallo di Marzola al limite dell'area di rigore, punizione affidata a Pomiro che con il mancino trova una traiettoria bellissima all'incrocio dei pali alla sinistra di Camerlengo per il pareggio della squadra di casa. Questa è l'ultima emozione con il Chieti, che per la 7ª gara consecutiva non riesce a portare a casa i 3 punti, mentre la Sangiustese dà continuità di risultati alla vittoria contro il Monte Giorgio. Nel prossimo turno il Chieti sul neutro di Città Sant'Angelo affronterà il Fiuggi. La Sangiustese se la vedrà con il Giulianova. Il Giulianova lotta ma deve cedere di fronte ad un campo basso motivato e forte. A fare la differenza è stato il centravanti dei Molisani Cogliati, autore di una doppietta. Il servizio di Gianni Bruno della redazione di Telemolise. Un ottimo campo basso si sbarazza 2-0 di un ostico. Giulianova decide una doppietta del redivivo Cogliati, che in 2 settimane ha mutato il volto della squadra. Al 5° punizione di Pizzutelli, la barriera giuliese la devia in calcio d'angolo. Su Selvapiana viene giù una pioggia incredibile, all'11° da Candellori per Cogliati che calcia alto ma si prende gli applausi. Break Giulianova al 18° quando Suriano è bravo a cambiare piede, decide di beffare Natale, non ci riesce, questione di qualche metro. Il campo basso abbatte il muro abruzzese al 27° al termine di un'azione degna di nota. Palla a terra da Candellori a Cogliati, lo spazio è troppo ghiotto per il diagonale vincente della punta di casa. 2 gol in 2 partite per il neo attaccante rossoblù. La partita alza notevolmente i toni. Al 31° Lupi vicino al bis dal fondo, e lo stesso Cogliati a mettere al centro per Candellori che corregge ma trova il muro di Gueye che protegge la porta ospite. Ancora rossoblù offensivi. Al 35° Cogliati mette in mezzo, allontana sempre Gueye e l'azione prosegue con Brenci che prende la mira e conclude. Ancora Gueye a frapporsi al tiro del giocatore di casa. Il campobasso costruisce tanto. Al 43° gran pallone di Van Zan da sinistra, testa di Tengorang, pallone fuori di un soffio. Il Giulianova non sta solo a guardare o a subire. Passa un minuto, cross da destra di Barlafante, interviene a 2 metri dalla linea Fabriani a depositare in corner. I rossoblù mancano della giusta precisione, altrimenti l'attivo sarebbe stato più rotondo. 45° gran contropiede orchestrato da Brenci, palla offerta a Pizzutelli, grande sterzata e conclusione respinta da Bifulco. Arriva Tengorang che va al tiro, salva sulla linea Ferrini, riprende ancora Candellori il cui tiro smorzato è intercettato da Bifulco. Incredibile, 3 occasioni in pochi secondi ma non sfruttate dai padroni di casa. Nella ripresa nessun cambio da parte dei 2 tecnici, giallorossi in avanti al 4° con il destro di Suriano al lato di qualche metro. No, ospiti pericolosi al 13° quando Ram Cook scocca un tiro che diventa facile assist per Fioretti, il quale viene chiuso da Menna in angolo. I lupi si tolgono qualsiasi brutto pensiero dalla mezz'ora quando Brenci effettua una scivolata che favorisce il recupero di Cogliati, messo a terra da Gueye, uno dei migliori dei suoi. Per il signor De Vincentis è calcio di rigore. Dal dischetto la trasformazione di Cogliati è perfetta. La gioia per il raddoppio è condivisa con i tifosi della Nord Scorrano che sono lì a pochi metri. In pieno recupero siamo al 92°, si prende la scena anche il portiere Natale, davvero abile nel neutralizzare un tiro ravvicinato di Fioretti. Finisce con la festa fra tifosi e squadra e con una ritrovata serenità in seno alla squadra rossoblù.
Il Matelica dell'ex Colavitto passa allo stadio dei Marsi contro un Avezzano spuntato. Decidono le due reti nella ripresa di Moretti e Massetti, mentre il presidente dell'Avezzano Gianni Paris nel dopogara annuncia una rivoluzione nell'organico alla riapertura del mercato. Il servizio. L'Avezzano per rialzarsi dai due KO nelle ultime tre uscite, il Matelica per proseguire la rincorsa notaresco e recanatese in vetta alla classifica. Al De Marzi i biancoverdi ritrovano Gianluca Colavitto, artefice della miracolosa salvezza nella scorsa stagione. A caccia del primo successo sulla panchina dei marsicani, Liguori si affida al 4-2-3-1 e rispolverà Franchi dal primo minuto insieme a Diop e Quatranna sulla tre quarti a supporto di Gaeta. 4-3-3 per il Matelica con Leonetti perno offensivo assistito da Valenti e Moretti. Sugli esterni, in avvio è l'Avezzano a farsi preferire. Al terzo, azione ben manovrata con Gaeta che fa da boa per Franchi che scarabocchia e spedisce lontano dallo specchio. 60 secondi e rispondono i marchigiani. Discesa di De Luca che appoggia per Leonetti, conclusione debole e presa plastica di Alonzi. Al nono tornano in avanti i biancoverdi, ancora con Franchi che raccoglie un traversone dalla sinistra e gira di poco alto sopra la traversa. La pioggia rende pesante il terreno di gioco e i ritmi calano inevitabilmente. Per un altro sussulto si deve attendere fino al 29esimo quando Leonetti raccoglie la torre di Moretti e trova la deviazione provvidenziale della difesa biancoverde. Tre giri di lancetta e prova ad accendersi Gaeta che si accentra e arma il destro, tiro centrale, facile preda di Urbietis. Nel finale di tempo Colavitto perde Valenti per infortunio e getta nella mischia Tomassini con Leonetti a defilarsi sulla sinistra. Non succede più nulla e il primo tempo si chiude tra i fischi del pubblico di casa. In avvio di ripresa l'Avezzano prova a scuotersi dopo appena 43 secondi, piazzato di Franchi per la testa di Brunetti, anticipo di De Santis che evita il peggio ai suoi. All'undicesimo però i marsicani capitolano, De Santis fa partire un traversone che taglia il cuore dell'aria, Moretti è lesto ad inserirsi ed anticipare Alonzi per l'1-0, secondo gol in campionato per l'ex notaresco e Matelica avanti. Liguori corre ai ripari inserendo De Costanzo per un deludente Franchi, ma l'Avezzano fatica a costruire, a rendersi pericolosi sono ancora i marchigiani, con Bordo che cerca l'Eurogol di giornata, sta affilata fuori dallo specchio. Il Matelica lascia l'iniziativa all'Avezzano, ma i biancoverdi stentano ad arrivare dalle parti di Urbietis. Colavitto fa ricorso alle forze fresche e manda in campo Massetti per Croce. L'unico tentativo dei padroni di casa arriva al 38esimo quando Gaeta, defilato, mette in mezzo un buon cross, ma nessuno dei suoi accompagna l'azione. Tra i mugugni e fischi del De Marzi, l'Avezzano abbozza un timido forcing che non fa altro che mettere in luce le lacune tecniche e mentali di una squadra ancora senza identità. E al primo dei 5 minuti di recupero arriva il raddoppio del Matelica. Il neentrato Tomassetti raccoglie la torre di Tomassini, collo pieno e conclusione vincente che apre la crisi dell'Avezzano. Biancoverdi alla terza sconfitta in 4 partite e sempre più giù in classifica. Matelica al terzo successo consecutivo che vale il terzo posto a meno 9 da Recanatese e Notaresco, in attesa di un mercato di dicembre che rivoluzionerà la rosa. In casa Avezzano a montare è la protesta dei tifosi. È tutto per questa edizione, prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Replay alle ore 21 per parlare chiaramente con Enrico Rocchi e i suoi ospiti del Pescara. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.